Un piede e poi l'altro. Coraggio, dai, ti sostengo io. Dai, avanti. No, coraggio, posso, amore mio. Non ti preoccupare, ci penso io. Un altro passo, forza. Come vede, le gambe migliorano. Non riesco quasi a crederci. Vede, signor Polandrini, se c'è chi ha il merito di aver fatto di nuovo camminare sua figlia, anche se ancora con molta fatica, senza ombra di dubbio è questo caro e bravo ragazzo. Un altro passo. Sì, ma il dolore ancora, è troppo forte. Adesso siediti, dai, su. Bene, bene, molto bene, molto bene. Bene, io adesso devo correre a visitare altri pazienti, ma va molto bene, sì, sì. Ah, da lì? Forza, Sì. Certo, dottore, grazie. Ciao, cara, ciao. A presto. Mi raccomando. Salve, grazie. Complimenti, Prego, l'accompagno. Grazie mille. Sei bravissima, Dellì. Migliori di giorno in giorno. Cercami uno specchio, te ne prego. Certo, devo avere un aspetto orribile. Ma che dici? Non è vero, so, sei sempre stupida. Bella. Non dovevo piangere. Mira, se hai voglia di piangere, piangi. Ma cerca di ridere anche, perché, come hai visto, ogni giorno tu migliori rispetto al precedente, ok? E sarai anche più felice quando saprai la notizia che devo darti. Che c'è? Quale notizia? Voi ragazzi siete stati già di un'estrema severità nei miei confronti. Mi avete punito senza parlare, ma con tanta tristezza, con occhiate di rimprovero. E io ho saputo tenere duro. Non ho dato molta importanza a questi rimproveri, perché, come dite voi, è evidente, l'amore vince ogni avversità. Purtroppo ho vissuto in un ambiente in cui quello che conta è solo il denaro, l'ambizione, il potere. Ammetto di aver dimenticato quanto valga un vero affetto. Già, ma per questa visione che ho del mondo, una visione tanto materialistica, io voglio contribuire con voi perché questa unione che state costruendo si consolidi. Cosa sono? Scusa, non riesco. Non capisco che significa. Sono le chiavi di un appartamento. Di un nido d'amore per voi. Ho firmato ieri il compromesso d'acquisto. Fra 30 giorni gli atti definitivi li firmerete direttamente voi. E così avrete una casa dove vivere. L'unica cosa che manca è una cerimonia nuziale. Grazie, papà. Anch'io la ringrazio di cuore. Oh, che silenzio. Ma che succede, bambini? Perché così silenziosi? E che cosa dovremmo fare, Serena? Che cosa dovreste fare? Non avere queste facce da funerale? Bisogna che voi comprendiate, Laura. Sì, ma è ugualmente triste. Io la capisco, però non la perdono. No, non mi piace sentirti parlare così, Pepe. Perché hai un tono tanto aggressivo? Ma sì, la perdono, è chiaro. Ma come dice Angelito, io sono molto triste e provo molta rabbia. Che dici? Perché rabbia? Perché? Lo so. Voi pensate che Laura sia una bambina, una vostra coetanea? No, non è così, vi siete sbagliati, Pepito. Sì, però lei Laura è una donna, è molto più grande di voi e non è nella vostra condizione sociale, mi capite? Quello che Pepe vuol dire? No, tu non puoi spiegare quello che io intendo dire, perché quello che io voglio dire, io lo so molto bene. Laura... Che cosa? Laura che? E voi vi state sbagliando. Sì, voi credete che Laura vi ha ingannato, ma non è affatto così. Avete lei parlato con lei con niente, sincerità. Anche se ognuno di noi è molto triste. Ah. Coraggio, Pepe, sempre gli addì sono tristi. Laura è vero, ritornerà. È vero. Io so che ritornerà, ma so... Che? Sei talmente emozionato da non saper spiegare a parole quello che provi in questo momento. Tu vuoi che ritorni e il cuore ti dice che tornerà, è così? Io sento qui, nel mio cuore, ecco, la certezza che Laura, sì, che Laura ritornerà. È molto bello tutto questo, caro. Speriamo che quel Frank non ce la rubi per sempre. Non parlare così, è una brava persona. Non hai le prove per dirlo, ti sembra così? Quello che a me sembra, anzi, quello di cui io sono sicura è che voi avete l'animo pieno di rabbia e mi avete fatto venire un'idea. Che ne direste di scrivere una lunga, lunga lettera a Laura? E ognuno di voi potrà dire quello che sente per lei, quello che pensa del viaggio che sta per cominciare. E credo che tutto ciò farebbe molto bene a Laura e a tutti voi, ragazzi. Che ne dite, dunque? Bene, andate a prendere carta e penna. Sarà anche un esercizio di calligrafia, dato che ci sono troppe zappe di gallina qui. Io non so scrivere ancora. Ti aiuterò io. Andiamo? Ah, molto bene, Pepe. Forza, andate a preparare la lettera. Signore, la tua benedizione a Laura, che possa finalmente trovare la strada della vera felicità.
Ne è degna come nessun'altra. Vuoi che te lo dica? Dopo tutto quello che è successo, di lavorare non ne ho la minima voglia. Non trovare scuse, non trovare scuse per non andare a lavorare per te. Ogni scusa è buona. Ma che stai dicendo? Non ho forse ragione, non ce l'ho? In che cosa hai ragione? Ma come in che cosa? Ma dico, non l'hai saputo. Tutti tagliano la corda. Tonio se n'è andato e pare che anche Frank voglia seguirlo. Parlavi di Frank? Eccolo. Beh, che si dice di me? Io non so niente, chiedi a lui. Niente, parlavamo di te, ecco tutto. E che si dice di me? Giusta domanda. Bene, che cosa si dice? Ecco cosa si dice. Si dice che te ne andrai. Ecco. Me ne andrò, me ne andrò. Qui non posso più vivere, è chiaro? L'hai sentito? E hai ottimi motivi per farlo. Via, Dardo, non gettare altra legna sul fuoco. Voi sapete bene perché. E quello che voglio, quello che desidero, è che Laura lasci questo luogo, è chiaro? Allora io avevo proprio ragione. Non sognavo, te ne andrai. Me ne vado, voglio partire e partire con Laura. Voglio lasciare questo porcile. Calma, calma, Frank. Che cosa vuoi dire nel porcile? Includi anche no, noi due? No, no, amico, no. Voi siete più puri del mondo. Quando parlo di porcile, mi riferisco alla cosa del dottor Teodoro. All'odio per Laura, alla morte di mio padre. No, no, Laura non potrebbe mai essere felice qui, e neanch'io. Il nostro amore ha bisogno di clima sereno e di calma, ecco. Partirò con lei. Per fortuna, da quanto ha detto, ha potuto sistemare ogni problema con Tony. Lui è in giro per il mondo, ha trovato la sua strada. Ed ora io e Laura abbiamo trovato la nostra. Senti, Frank, spesso tu parli come un filosofo e non come un ragazzo di periferia. La realtà è questa e c'è ben poco da ridere. Tony se n'è andato, tu partirai fra poco e questo qui ci manca che si sposi con Katia e che prenda la fuga no, anche lui. Ma che cosa diavolo stai dicendo? No, io ti conosco, sì, quanti sì, anni sì, sono sì, che ci frequentiamo? Che vuoi farmi credere? Sono mesi che perdi le bave per quella moretta certo, piccolina. Certo, certo, l'ho detto pubblicamente, io le voglio bene. Bene. Ma giura che non ne parlerai, io? D'accordo? Io non penso a sposarmi, ci mancherebbe. A nessuno puoi potere quello che era domani. Ma che ha ragione. Ne ha ragione, potresti star molto bene con lei e lui si potrà trovare molto bene con la bella signorina Laura e io resto qui la a domestica fare. Sì, la domestica, è così sì, vabbè, non puoi darla a bere, Carolina, andiamo, tu sei pazzo per lei. No, 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 un momento, lasciami parlare, lascia che ti spieghi bene. Parla pure. È noto a tutti che Carolina non mi vuole bene. Io sono rozzo, lei ne trova mille che possono offrirle una vita migliore. Su, non buttarti giù. Perciò io sto zitto, perché non posso sposarla. Dardo, lei non deve sapere che l'amo con tutto il mio cuore. L'amerò in silenzio. È giusto? Eh? Tenterò l'impossibile per far uscire Smeria con la condizionale. Sì, Aldo, ma la cosa si presenta difficile. La posizione di quella donna è compromessa. Lo so, però sono un buon avvocato. Mi sono laureato a Salonicco. Sì, lo so. E dimostrerò quanto valgo. Finora ho affrontato casi molto normali. Questa è la prima vera opportunità per dimostrare quello che io valgo, se ho talento e se so il mio mestiere. Ti capisco. È tutto pronto? Sì, ho preparato le requisitorie. Devo vedere il giudice. Esmeria non può restare in prigione, non lo merita. D'accordo, se tu lo affermi, avrai validi motivi. Le vuoi molto bene, vero? Sì. Sì, lei... Devo dirti che è come... come una madre per me, è la verità. È più che una madre, perché... lei si è presa cura di me. Mia madre non mi ha neanche mai scritto, figurati. Non so. No... e pensare che in passato non le sono stato grato. D'accordo, però adesso potrai riparare e farla felice. Certo. E per questo voglio che torni in libertà e che viva una vita serena, non quella vita che ha fatto, e Dio solo sa perché mai. Ti auguro di riuscire nel tuo intento. Ce la farò. Ce la farò e la renderò molto felice. Molto felice, proverà la gioia che non ha mai provato. Voglia il cielo che stavolta Frank e Laura si intendano. In modo perfetto. La signora tarderà molto? Non so, dovrebbe essere già a casa. Deve dirle una cosa importante. Sì, devo chiarire parecchie cose con lei. Oh là là, che cosa succede, cugina cara? Perché mi hai fatto chiamare? Perché sono stanca di essere controllata e avere persone attorno che si comportano come dei poliziotti. La signora Ingrid vorrebbe... Per favore, non interrompa. So benissimo con chi sto parlando. E allora, di che si tratta? René, non voglio che tu mi faccia controllare e vorrei che d'ora in poi tu chieda personalmente a me cosa vuoi sapere. E cosa vorrei sapere?
Tu stai cercando con ogni mezzo possibile di sapere che rapporti ho con Frank e con Tony. Beh, ti voglio accontentare. Tony è mio figlio. Oh là là, questa è una sorpresa. E voglio che tu sappia un'altra cosa, che lo nominerò mio erede. Perciò mio figlio... Ciò farà sì che tuo figlio avrà solo la parte che gli spetta per legge. Secondo punto. Se aveste pensato che tra Frank e me ci fosse del tenero, non è così. Io nutro per lui lo stesso affetto che mi lega a Tony. Molto bene, molto bene. Ho capito. Ho capito. Se non hai altre novità, sorprese da regalarmi, posso andare via? Se ti fa piacere, certo. Ma se ancora avessi dubbi, fammi il favore di chiedere spiegazioni, perché io non voglio problemi né con Carlos né con altri. Siamo d'accordo? La signora ha bisogno di altro? No, no, nient'altro, cara. Solamente ha un gran desiderio di un po' d'aria pura. Qui l'aria è diventata irrespirabile. Qui si rischia di morire soffocati. Sì, ho il risultato delle analisi di Katia. Sì, è progressivo. Il male prende sempre più piede. Sì. Dottore, la vogliono in direzione. Chiedo scusa, mi chiamano dalla direzione. Sì, richiamerò appena posso. Vorrei studiare con voi il caso in ogni dettaglio, chiaro? Sì, richiamo. Arrivederci, arrivederci. Buonasera, non c'è il dottore? È appena uscito, è stato chiamato in direzione, ma tornerà presto. Lei è una paziente? Sono un'amica. Può aspettarlo qui se crede. Grazie. Sarà questione di poco. Signorina, si prenda la massima cura del paziente della stanza 203, per favore. Come stai? Perché mi hai mentito? C'è altro, dottore? No, grazie, può andare. Perché mi hai mentito? Rispondimi! Di cosa parli? Di questo parlo, delle mie analisi. Perché mi hai mentito? Perché mi hai nascosto che sono malata come più di prima? Che credevi? Di potermi ingannare come una bambina? Non ti rendi conto di avermi fatto anche più male? Mi hai dato un colpo tremendo! Dottore, vuole che rimanga? No, vada pure, grazie. La tua bugia mi ha distrutto. E non hai ottenuto nulla agendo così. Mi hai dato un'illusione che con le tue mani hai distrutto. Quelle carte sono più disperata adesso. Perdonami. Credimi, pensavo di fare una cosa giusta. Ti sei sbagliato. E io non so che fare con queste bollette, pagarle o non pagarle. La signorina Katia non è ancora venuta Ma sì che si devono pagare. Credo che mia sorella Katia verrà tardi, sì, non stava bene. Va bene.
Ma come, Vera, dopo il pomeriggio terribile che abbiamo passato, dobbiamo cercare di distrarci, di divertirci un po', non credi? Certo, se lei lo desidera. Allora, cerchiamo un tavolo libero, un posto accogliente. Buonasera, signora. Buonasera. Buonasera, signorina. Per favore, vorrei un angolo simpatico. Certamente, quello va bene? Molto gentile. Grazie. Dimmi un po', quella è nuova? Come, non sai chi è quella signora? È la cugina della signora Ingrid. È la cugina? Ma no, quell'altra. Voglio sapere chi è quel bocconcino che l'accompagna. Ah, il bocconcino. Quel bocconcino sarà la figlia o una nipotina. No, non può essere parente, non le dà alcuna confidenza. Forse sarà la... Ma scusa, che mi importa di sapere chi sia? Arrangiati un po' da solo. Sì, ma perché non la inviti a ballare? Sì, invitiamola, forse. Allora, non la invitare a ballare. Ehi, voi credete che io non sia capace di sapere tutto di lei, e di quella lì? E allora vi faccio vedere io, guarda. Salve. Buonasera. Sono qui anche a nome dei miei amici perché siamo parte basilare di questa discoteca e siamo onorati di darvi il benvenuti e ci auguriamo che voi vi divertiate. Ah, come siete gentili, vi ringrazio. E poiché il miglior modo di divertirci in una discoteca è ballare, io ho pensato di chiedere a lei se è d'accordo di fare con me un piccolo balletto, che ne dice? Puoi accettare, cara. Bene. Io ho qualcosa da bere. Io le prometto di comportarmi davvero gentiluomo. Fantastico. Cosa darmi questi giorni? Ragazzi, da quella parte c'è un tavolo libero. Per favore. Sì, mi dica, signora. Mi può mandare un cameriere? Certo, comunque posso avere io. Vorrei un whisky, anzi doppio. Molto bene, signora. Grazie. Buonasera. Hai saputo? Che partono insieme. E come l'hai saputo? In giro si chiacchiera molto, anche su di loro. Ah, per me che partano pure. E pensi di startene calma e tranquilla? Oh, per favore, Roberto, fino a quando hai intenzione di torturarmi, non ti accorgi che non serve a niente. Mi ha già fatto fare troppe figuracce. Per fortuna che io non ho incontrato Tony, mi avrebbe rovinato la faccia con un ceffone e avrebbe avuto tutte le ragioni. E dunque dobbiamo incrociare le braccia. Naturalmente. Perché dovrei lottare per difendere te? No, caro, difenditi da solo. E se vuoi ancora fare guerra a Laura, sono affari tuoi, io non c'entro. A me non serve l'aiuto di nessuno. Io so molto bene quello che devo fare. Secondo me quello è impazzito del tutto. Cerca di non avere guai, hai capito? Non intendo affatto avere dei guai. Che cosa ti ha detto? Ma che cosa vuole fare? Ma niente, non vuole far niente. Mi volete lasciare in pace? All'inferno. Che modi. Vorrei che mi dicessi con sincerità che cosa pensi di Buenos Aires. Ma io sono di Buenos Aires, la signora René mi ha conosciuta qui. Tu e lei di... Ah, ma guarda un po', e lei come si trova a Buenos Aires? Ho l'impressione che le piaccia molto, anche se in questa città deve affrontare tanti problemi. La signora René conosce le più belle città del mondo, ma desidera stabilirsi qui. E io capisco perché. Ecco, se io avessi girato tutto il mondo e arrivato a Buenos Aires e avessi incontrato una segretaria affascinante, direi che questa non è la migliore città del mondo, ma è la migliore città dell'universo. Oh, ma che gentile! Oh, buonasera, ma che bella sorpresa. Sì, bene, bene. Va tutto bene? Sì, certo, va tutto e bene. E hai notizie del signor Tony? Tony è un gran signore, non ha scritto neanche una cartolina. Se la sta passando bene in Europa, eh? È chiaro, che cosa vuoi che faccia in Europa? È chiaro, no? Senti, capito, Katia c'è? No, non si sentiva bene oggi. Che aveva? Ma non so, me l'ha detto la signorina Tati, ma verrà di sicuro, mi ha detto anche questo. Beh, non entri? Sì, certo, l'aspetterò. Bene, accomodati, vuoi bere un drink? Certo, logico. Bene, coraggio. Sentami, scusi. Signora? Quel giovanotto che è appena entrato è solo? Sì, signora, sì. Per favore, gli può dare il mio biglietto da visita? Certamente. Questo biglietto è per te. Te lo manda quella signora seduta là. E se non lo sai, ti avverto, è la cugina della signora Ingrid, è una donna molto potente. Vai, non perdere tempo. Fai in modo che si diverta in discoteca. Il signor Tony ti avrà avvertito, no? E sì, allora... sì, ho capito. Non c'è bisogno di scaldarsi tanto, la vicina. Buonasera. Buonasera. Ho avuto il suo biglietto? Sì, lo so.
Il mio nome è René. Lasciamo da parte questa signora, per favore. Accomodati. Grazie. Io sono un amico di Tonio. Ah, sì, e certo. Di Frank. Comunque lo sapevo già. Io ho un enorme interesse per conoscerli meglio. Ecco, di Tony so già abbastanza perché è un mio nipotino. Tu sai che sono cugina di Ingrid, vero? Sì, sì, signora, sì. Ecco, di Frank mi piacerebbe sapere qualcosa di più. E poi potrei scegliere chi desidero. Lei, io non capisco, mi scusi. Non ha importanza. Quello che voglio dire è che... se mia cugina ha messo gli occhi su un uomo tanto giovane ed elegante come Frank, perché io non potrei, come si dice da voi, batterla di un punto, diventando amica di un giovane bello e affascinante come te? Che idea, ma lei vuole scherzare. Io non ho alcuna qualità, io sono un semplice meccanico, sono qui per caso e sono vestito rozzamente, ma così mi sento a mio agio, non sono un tipo che si intende di moda. Sei contenta, figliola? Sì, papà, molto contenta. Ho riflettuto a lungo su tutto. E voglio scrivere a tua madre. Ah, non ti ho detto che Junior migliora sempre? E così la mamma mi scrive nell'ultima lettera, sì? No, molto bene. Sai, io penso che lei non venga a trovarti per paura che io insista nel cercare di toglierle Junior. Ma tutto ciò che è accaduto negli ultimi tempi mi ha fatto riflettere profondamente. Che peccato. Devono avvenire delle cose spaventose per far cambiare idea a una persona. Già, ma non è mai troppo tardi, si dice. No, hai ragione. Perciò desidero scrivere a tua madre di tornare in Argentina, se lo desidera. E allegherò anche un documento firmato da un notaio, affinché sia certa che io non le darò più noia. Grazie, papà. Viva come desidera. Junior mi manca enormemente e penso che anche tu, in uguale misura, debba mancare a lei. Sì. Devo dirti una cosa che non ti ho mai detto. E quale? Ti voglio molto bene, papà. Hai visto che ho ragione? Non è mai troppo tardi. Perché si occupa tanto di me, dottor Aldo? In fin dei conti, ho ucciso un uomo. Vede, Smeria, io lotto per lei perché il mio dovere è ottenere giustizia, ma ancora prima di un dovere per me è molto importante ottenere giustizia sia per me che per lei. E Smeria, lei devo moltissimo. Lei per me per tanti anni è stata come una madre. Lei si è preoccupata dei miei studi, della mia carriera, non solo inviandomi del denaro in Spagna, ma incoraggiandomi in ogni sua lettera. Io le conservo tutte. Mi ha scritto parole di complimenti, mi ha espresso la sua felicità per ogni mio successo. Mai mio padre e mia madre mi hanno dimostrato un così vero affetto. Per questo io le devo un'eterna gratitudine, mi creda, Smeria. Lei non mi deve niente, dottore. No, no, Esmeria. Io le devo tanta gratitudine ed affetto e per questo voglio tirarla fuori di qui. E quando sarà libera, le dovrò chiedere un favore e spero di ottenerlo. Sì, sì, dottore. Chieda pure. Esmeria, io desidero che lei mi adotti come figlio. Io ho bisogno di riascoltare le parole che mi scriveva nelle sue lettere e che mi hanno dato tanta forza. Io voglio poterla chiamare mamma. Sì, Aldo, sì. 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 Grazie, figlio mio. Grazie, signore. Grazie. E allora non vuoi mangiare?
No, non ho per niente fame, mamma. Ma via, andiamo. Non ho per niente fame. E che ti succede, insomma, Carolina? A chi stai pensando? A Tonio sto pensando, mamma. A Tonio? A Tonio, sì. Ormai deve essere diventato un importante uomo d'affari in Europa. Chi l'avrebbe mai detto? Se io mi soffermo col pensiero, come sono incredibili a volte le cose. Se non fosse stato per me, la signora Ingrid non avrebbe mai saputo che era suo figlio. Se quel giorno non avesse trovato quella foto con lui bambino in braccio, chi avrebbe mai immaginato una cosa simile? Io lo conoscevo da quando era piccolo e potevo mai pensare che... Incredibile, incredibile. Sai qual è la cosa incredibile, mamma? Che da quando è partito non ha avuto il tempo di scriverti neanche una cartolina. Carolina, non dire sciocchezze. È chiaro che deve avere mille cose da fare, impegni di lavoro. No, ma dai, come sei ingenua. Non lo giustificare, non trovare delle scuse. E tu non infierire. Io non cerco in alcun modo di giustificarlo, solo... Non riesco a pensare come voi. Io non voglio sentirmi tanto amara. Avanti, bambino, che cos'hai? Non riesci a scordarlo? No. Non puoi dimenticarlo. Buongiorno a tutti, non mi aspettavate, Ma che succede qui? Non c'è niente da bere, non posso offrirti niente, sono... No, io non voglio mica bere, ho già bevuto poco fa, grazie della gentilezza. Carolina, vuoi fare una passeggiata su e giù per la strada? Adesso. E se no quando? Mi devo prenotare? E allora mi prenoto, non c'è problema. Allora, posso andare? Ma sì. Hai bisogno di me, mamma? No, cara, non mi occorre nulla, va pure, divertiti. Perché hai bisogno di distrarti un po'. Fa un po' freschino, prendo la giacca. Ti coprirò di dolcezza. Rispetto, sai, con mia figlia, perché ti spellerò vivo se non fili dritto. Oh, io posso essere rozzo con gli attrezzi, ma con un fiore io sono dolce. Tenero. Permettimi di darti un consiglio. Dica pure. Fa attenzione, sta attento con i fiori, perché puoi pungerti con le... Mi scusi, ma cosa vorrebbe dire? Ah, non fare domande. Sono pronta. Sei pronta? Sì. Bene. Allora io ho fuori un'auto che è di un cliente. Un cliente ricco, molto, molto ricco. E pensavo che è meglio andare in macchina, perché è bella e molto comoda. E allora va a metterla in moto e farla... Farò del mio meglio, riuscirò a farla ridere. Ci vediamo, via, signora Maglia. Tardi. Arrivederci. Ciao, caro, Carolina, fa presto. Arrivo subito. Vieni qui. Fai in modo che quel povero ragazzo non perda la testa, già gliel'hai fatta girare. E ascolta un'altra cosa, tesoro mio. Io voglio solamente la tua felicità, lo sai. Fai in modo di non prenderlo come... Vai pure a spasso con lui, tienilo come cavaliere, ma non farlo soffrire. È un buon ragazzo, molto buono. Semplice, certo, però molto sensibile. Ti vuole molto bene con tutto il suo cuore. Quello che non vorrei è che tu gli dessi qualche inutile illusione, qualche speranza. Non fare un passo troppo lungo. Non c'è niente di chiaro in questa testolina, Da brava, mamma, dormi tranquilla. Dormi tranquilla, lo sai bene com'è fatta tua figlia. Ha perso ogni illusione, però non farà del male a nessuno. Perciò una cosa è sicura. Tutto andrà bene, noi due siamo solo buoni amici, nient'altro. Bene, ciao. Ciao. E confidati, sai che sono sensibile a tutti i tuoi problemi. Certo, adesso però vado a divertirmi. Cerca di riuscirci, tesoro. Mi ci vuole una boccata d'aria. Ciao. Signore, è difficile comportarsi quando uno è sola. E i figli ormai grandi. Steph? Sì, signorina Milù. Voglio che mi conservi questo. Che cos'è? È il diario della mia vita. Qui c'è scritto tutta la verità della mia vita e tutta la verità dei fatti che sono accaduti in questa casa. Adesso Laura parte e io sarò in pericolo. E ho paura di morire come la mia povera finita. Ma che va a pensare, signorina Milù? Io so molte cose, Sefa. E ho una gran paura che mi accada qualche cosa. Perciò, se effettivamente mi accadesse una disgrazia, questo diario servirà per rivelare tutto ciò che è accaduto in questa casa. Sì, Sef, io so molte cose e conosco anche chi è l'assassino ignobile che ha ucciso Finita. Vuol dire, signorina Milù, com'è possibile che lei sappia
chi ha ucciso la signora Finita. Seth, perché io so molte più cose di quanto la gente possa credere. Ma allora, questo significa che quello che il signor Kike sospettava era giusto. È stato il ragazzo dell'officina. Non desidero parlarne per ora. Ma non è stato un incidente. Incidenti di questo tipo non esistono, Seth. Oddio mio. Fammi un piacere. Leggi bene questo diario e qui dentro troverai tutte le risposte che vuoi. Le dispiace se mi assento un attimo? Non faccia tardi, per favore, mi annoio da sola. No, torno su. Bene. Ciao. Come stai? Bene, e tu? Non quanto te, vedo che stai in buona compagnia. Che ti succede, Kathy? Perché mi hai ingannata? Solo questo voglio sapere. Perché mi hai ingannata? Ma che cosa stai dicendo, Katia? Quella signora me l'hanno appena presentata. Stavamo solo chiacchierando. Cosa c'è di male? Dimmelo. Non sto parlando di quella tizia. Io sto parlando di una cosa ben più importante. Tu mi hai mentito. Tati mi ha mentito. Cosa credevate? Di avere a che fare con una ragazzina? Non sono una ragazzina. Sono una donna gravemente malata. E sa di avere un male che avanza poco a poco. E che non le lascia nessuna speranza. Ma che cosa stai dicendo, Katia? Sei pazza. La verità. Non occorre che tu continui a ingannarmi. La verità sto dicendo. Ho visto le mie analisi sulla scrivania nello studio medico. Il dottore le aveva dimenticate fuori e io le ho viste. Ascoltami, tu non puoi capire nulla da quell'analisi, quindi per favore. Ma che non... cosa credi di continuare a imbrogliarmi? Vogliamo troncare questo discorso, Katia? Per piacere. Ti odio. Ora non ti sopporto più, ti odio. Cosa ti salta in mente? Non Katia, toccarmi, non voglio più vederti, hai capito? Ma pur da quella là, tra noi è finita, finita! Non me ne importa più niente di niente, sparisci, va via! Chiedo scusa, c'è qualche problema? No, non è niente. È successo qualcosa? Non è successo niente, credimi. Io e la signorina stavamo soltanto chiacchierando, ecco. Non sei un po' stanca anche tu adesso? Perché non andiamo a sederci là con i miei amici? No, perché non balliamo ancora un po', Certo, ma sono molto simpatici, ti assicuro che ti divertiresti un sacco. Guarda, meno la padrona della discoteca, tutti gli altri si divertono un mondo. Ah sì, qual è? Katia, quella brunetta coi ricci che è laggiù. Sta piangendo. Già, in questa discoteca le delusioni, i tradimenti e mille altre tragedie sono all'ordine del giorno. Quello deve essere il marito o il fidanzato, vero? Ah, chi? Quello no, quello è una specie di pretendente che da poco le sta dietro. Perché un fidanzato vero e proprio non lo trova, poverina, è iellata. Perché adesso non andiamo a sederci di là, d'accordo? No. No? Non mi va. Andiamo su. Va bene. Ma allora non è pazza, zia Milù. Bene. Per esaminarli meglio me li porto a casa, questi documenti. Certo. Non puoi stare un minuto senza Laura. Sì. Da quando ci siamo ritrovati non riesco a stare a lungo lontano da lei. Se è così. Altrimenti perché lo direi? D'accordo, ma cerca di non sbagliare. Come? Niente, parliamo di lavoro. Adesso, come sta andando il lavoro? Ah, molto bene, molto bene. L'impresa cammina a gonfie vele, malgrado la crisi dell'edilizia. Continuiamo a costruire, dovresti venire più spesso in cantiere, sai? Non credo che ce ne sia bisogno dal momento che ci sei tu a dirigerlo. Già, Ingrid, c'è qualcosa che non va o sbaglio? Sbagli. Che cosa vuoi che ci sia?
Oh, non saprei. Ti sento così lontana. Oh, Frank, questa è una domanda che ti ho sempre fatto io e ora sei tu che la rivolgi a me. Per favore, non essere caustica. Prima credevo che tu fossi strana perché pensavi a ritrovare tuo figlio. Quando hai risolto il problema, ho pensato che avresti cambiato atteggiamento e invece sei triste come prima. Ti confesso che a volte ho la sensazione di essere io la causa della tua tristezza. Il mio problema saresti tu. Non lo escluderei. Ossia? Beh, vedi, non vorrei essere duro, ma forse sei gelosa di Laura. Per piacere, Frank. Sai perfettamente che non sono un tipo geloso e che non lo sono mai stata. Mi conosci bene. Ho sempre avuto tutto quello che ho desiderato. Forse questa volta non è andata così. Oh, Frank, per piacere. Non essere sciocco. Per quasi 6 mesi non hai fatto altro che corrermi dietro. Ebbene, se avessi voluto, sarebbe andata diversamente. Perché continui a essere generosa allora? Anche se hai ritrovato tuo figlio, non mi hai tolto niente di ciò che mi avevi affidato e inoltre continui a propormi affari e a tenermi nell'impresa. Come se ti premesse trattenermi. Perché vedi le cose in questo modo? Ti tengo per il semplice fatto che sei molto efficiente nell'impresa e lo sei ancora di più negli affari. Davvero? Accetto questa versione, allora, perché non vorrei che una chiacchierata amichevole diventasse una discussione. Sia chiaro? Sì. Non sono affatto convinto. Perché? Credo veramente che tu sia dispiaciuta di me e Laura. E se fosse così, vorrei che tu me lo dicessi con sincerità. Sai, Ingrid, io temo il tuo potere. Temo sempre che all'ultimo momento tu tiri fuori un asso dalla manica. E con questa carta in mano tu riesca a rovinare tutto quello che abbiamo costruito Laura e io. Frank, tu sai molto bene che sono una persona estremamente leale. Tutto quello che fai o farai con Laura non mi interessa assolutamente. Fa parte della tua vita privata e non mi riguarda. Non vedo perché intromettermi, come mi conosci male. Va bene. Facciamo finta che sia così. Ora mi porto i documenti a casa e me ne vado. Bene. C'è altro che ti sta a cuore? Sì. Il tuo futuro.